Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza in uno Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a martedì 3 gennaio 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo primo di San Giovanni, versetti 29-34. Ecco, quest'oggi noi festeggiamo, e mi raccomando, cerchiamo di festeggiarlo con tutta la solennità possibile, il santissimo nome di Gesù. E due parole le diciamo, poi potete andare a leggere anche voi su internet, c'è tantissimo. E il culto del nome di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad avere un culto liturgico. Il grande predicatore e propagatore del culto al nome di Gesù fu il francescano San Bernardino da Siena, che visse, che nacque nel 1380 e morì nel 1444, e continuato da altri confratelli, soprattutto dai beati Alberto da Sarteano e Bernardino da Feltre. Poi nel 1530 Papa Clemente VII autorizzò l'ordine francescano a recitare l'ufficio del Santissimo Nome di Gesù. Molto bello. E la celebrazione, ormai presente in varie località, fu estesa a tutta la Chiesa da Papa Innocenzo XIII nel 1721. Il giorno di celebrazione variò tra le prime domeniche di gennaio per attestarsi al 2 gennaio fino agli anni 70 del Novecento, quando fu soppressa. Ma San Papa Giovanni Paolo II ha ripristinato al 3 gennaio la memoria facoltativa nel calendario romano. Tutti abbiamo presente il trigramma di San Bernardino da Siena. E quindi lui inventò, io ce l'ho fatto stampare, molto bello, e lui appunto inventò con grande intuito questo simbolo dei colori molto vivaci che veniva posto in tutti i locali pubblici e privati, e sostituendo i blasoni, gli stemmi delle varie famiglie e delle varie corporazioni spesso in lotta tra di loro. E divenne un emblema celebre, il trigramma di San Bernardino, fu diffuso in ogni luogo, l'abbiamo sulla facciata del Palazzo Pubblico di Siena, ad esempio, dove campeggia enorme e solenne, opera dell'orafo senese Tuccio di Sano e di suo figlio Pietro. Ma lo si trova di fatto in ogni posto dove San Bernardino e i suoi discepoli hanno predicato o soggiornato. Quindi ecco, io vi consiglio, ecco, inoltre ricordiamo che il trigramma fu disegnato proprio da San Bernardino stesso. E pensate che veniva appunto messo su queste tavolette di legno che il santo francescano poi poggiava sull'altare dove celebrava la messa prima dell'attesa omelia, perché era un grande predicatore, e poi con la tavoletta al termine benediceva i fedeli. E va bene, poi lo potete guardare anche voi. Il simbolo consiste in un sole raggiante in campo azzurro, sopra vi sono le lettere IHS, che sono le prime tre lettere del nome di Gesù in greco, Jesus, ma si sono anche date altre spiegazioni, come l'abbreviazione in hoc signo vinces,
il motto costantiniano, oppure Iesus Hominum Salvatore, Salvator. Scusate, Iesus Hominum Salvator. Va bene, poi insomma tante altre precisazioni. Ah, il significato, bello anche questo, il significato. Dunque Bernardino allungò anche l'asta sinistra dell'acca tagliandola in alto per fare una croce, e in alcuni casi la croce poggiata sulla linea mediana dell'acca. Il significato mistico dei raggi serpeggianti era espresso in una litania. In tutti i numeri, no? Sono quanti? 12, e sono così. Il rifugio dei penitenti, 1. Vessillo dei combattenti, 2. Avanti. Rimedio degli infermi, conforto dei sofferenti, onore dei credenti, gioia dei predicanti, merito degli operanti, aiuto dei deficienti, sospiro dei meditandi, suffragio degli oranti, gusto dei contemplanti, gloria dei trionfanti. Bellissimo. Questi sono i santi, eh? E tutto il simbolo circondato da una cerchia esterna con le parole in latino tratte dalla lettera di Filippesi di San Paolo, 2. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, sia degli esseri celesti che dei terrestri, degli inferi. Sì, adesso invece non si inginocchia più nessuno, facciamo tutti l'inchino, ma non al nome di Gesù, ma davanti al suo cuore eucaristico, no? Ormai la genuflessione è sparita. Quindi ricominciamo a fare genuflessioni, facciamole noi. Incominciamo noi a fare genuflessioni davanti al tabernacolo, quando si entra in chiesa, quando si fa la comunione. Cominciamo noi. E pensate che anche Santa Giovanna d'Arco volle ricamarlo sul suo stendardo e fu più tardi adottato anche dai gesuiti. Diceva San Bernardino: questa è mia intenzione, di rinnovare e chiarificare il nome di Gesù come fu nella primitiva chiesa. E spiegava che mentre la croce evocava la passione di Cristo, il suo nome rammentava ogni aspetto della sua vita: la povertà del presepio, la modesta bottega del falegname, la penitenza nel deserto, i miracoli della carità divina, la sofferenza sul Calvario, il trionfo della risurrezione e l'ascensione. Ecco, va bene, penso di avervi detto le cose più importanti. Ho preso queste informazioni da questo articolo di Antonio Borrelli. E poi c'è la freccia d'oro, molto bella, sempre salutato, benedetto, amato, adorato, glorificato e santissimo, adoratissimo eppure incomprensibile in nome di Dio, intero negli inferi di tutte le creature, uscite dalle mani di Dio, per il Sacro Cuore il nostro Signore Gesù Cristo, nel Santissimo Sacramento dell'altare. Amen. Bene, vi ho detto proprio tutto. Va bene, allora continuiamo la nostra meditazione del manoscritto del Purgatorio. Una persona, scrive, ha un bel da fare intorno alle anime che le sono affidate, riprenderle, cercare di infondere in loro un po' più di pietà. Non vi riuscirà che proporzionatamente alla sua interiorità. Solo il di più della sua pietà riverserà nei loro cuori. Nel caso contrario, se ella non è quale dovrebbe essere, se non è unita con Gesù, le sue parole giungeranno agli orecchi, ma non al cuore, i suoi sforzi non saranno benedetti. Quindi quando le cose non funzionano tanto, anche come educatori, anche come sacerdoti ad esempio, come genitori, ecco, chiediamoci se la nostra pietà è quella che dovrebbe essere, se siamo veramente uniti a Gesù. Perché negli altri noi potremo riversare solo il di più della pietà che dovremmo avere. Allora, sentite adesso cosa dice. Sono parole veramente difficili. Quando avete da riprendere una persona che ha mancato leggermente o anche gravemente, fatelo con molta dolcezza, con fermezza talvolta,
quando la mancanza lo esige, ma con poche parole e mai per passione. Perché il rimprovero fatto in tal modo nuoce all'anima di colei che lo fa e di colei che lo riceve. Nel riprendere una giovinetta evitate soprattutto, per esempio, di rinfacciare le mancanze passate. E questo è un difetto abbastanza comune che dispiace il buon Dio. Coloro che agiscono in tal modo commettono una colpa. Chi ha detto loro che quanto essere in povero non sia già perdonato? Per qual motivo ritornarci su? Il buon Dio non ha appunto dato loro simile esempio. Ci si deve continuamente umiliare delle proprie colpe e ricordarle incessantemente dinanzi al nostro Signore nell'amarezza del proprio cuore, ma non bisogna mai ritornare sul passato di nessuno. Ecco, questo mi sembra un altro di quei testi da copiare e salvarci, da leggere ogni giorno. Credo che queste parole siano esattamente il contrario di quello che noi facciamo o siamo tentati a fare. Nel senso che quando noi riprendiamo qualcuno usiamo tantissime parole e spesse volte c'è moltissima passione. E infatti il rimprovero fatto così non serve a nessuno, anzi fa male a tutti. E poi c'è questo tema delle mancanze passate. Sì, ciò che è passato è passato. E soprattutto noi non sappiamo, non solo se la persona l'ha già confessato, che magari l'ha già fatto e quindi già perdonato, è inutile parlare di una roba che non esiste più. Ma non sappiamo neanche se la persona si è veramente già emendata, magari sì. E quindi stiamo ricordando un qualcosa che di fatto è solo un'umiliazione, perché ormai quella persona è oltre, è di più, è meglio. Non bisogna mai ritornare sul passato di nessuno, in questo è veramente molto importante. E dobbiamo proprio impegnarci tanto in questo, eh. Ricordarci che è difficile. È difficile perché, per tante ragioni, perché poi noi usiamo il ritornare sul passato per giustificare il nostro rimprovero presente, per far vedere che magari non ci sono stati degli effettivi reali cambiamenti, però rinfacciare le colpe passate è sempre brutto, no? E poi soprattutto è un difetto che dispiace il buon Dio, è una colpa. E quindi non dobbiamo farlo più, bisogna proprio impegnarsi tanto in questo. Un'anima cristiana, dice, ha più forte ragione un'anima religiosa se vuol far piacere al nostro Signore, agirà riguardo al prossimo come desidera che Gesù agisca nei suoi riguardi. Ritenete bene questo, è l'occasione, mettetelo fedelmente in pratica. Quindi come noi vogliamo che Gesù faccia con noi, così noi dobbiamo fare con gli altri. Non lasciatevi mai prendere eccessivamente né dai doveri né dalle cose e dalle sollecitudini della vita, così che la vostra anima vi perda quella libertà che le impedirebbe di unirsi ad ogni istante a Gesù e di poter conoscere e adempiere sempre la sua santa volontà. Ecco, guardate, questa cosa qua io l'ho proprio sentita molto, soprattutto per il giorno del Natale, ma anche in altre occasioni. Pensate al giorno del Natale, ma ripeto, in tante altre occasioni succede, quando abbiamo da preparare delle cose per qualcuno, per far festa, per fare una cena, per fare un pranzo, no?
noi veramente dovremmo chiederci, ma è proprio, cioè, che cosa posso fare per fare bene tanto in poco tempo, nel minor tempo possibile? E guardate, se noi lo pensiamo bene a questa cosa con molta libertà, vedrete che diremo: ah, ecco, ok, allora questo no, questo no e questo no. Magari la cosa che ci costa più fatica è quella che facciamo in minor tempo. E poi magari una cosa fatta da noi, non so, mi viene in mente, no? Quando io vedevo la mia nonna in cucina, era velocissima, velocissima. Vedevo qualcun altro dei miei parenti in cucina, una lungaggine a non finire, mi facevano venire sonno, tedio. Lei invece era velocissima, faceva delle cose buonissime, faceva tanto e le faceva svelta, proprio svelta. Non ho mai visto la mia nonna in cucina dalle 8 del mattino, no? Per dire, o cucinare giorni prima, io non ho mai visto questa cosa qui, ma neanche a Natale, ma neanche quando venivano i figli, le figlie, i nipoti, non so chi, che doveva cucinare per un esercito, io non ho mai visto queste cose. Me lo ricordo molto bene perché facevo colazione, perché poi studiavo ed ero in cucina con lei, ma non ho mai vista trafficare in quel modo. Quel trafficare in cucina ho cominciato a vederlo dopo, in altre situazioni ben precise, con altre persone ben precise. E mi ha sempre dato un fastidio enorme vedere tutto. Ah, poi, ecco, sì, un'altra cosa. Anche qui. Ci sono persone che quando cucinano sembra... Avete presente la corazzata Potionchi? Ecco, uguale. Sembra lo sbarco in Normandia. Che uno dice, miseria, ma cosa è successo qui? Quello finisce di cucinare e c'è la cucina che è ribaltata, completamente, un macello, un disastro, pentole di ogni tipo, genere, specie, tutta una quantità di roba sporca, piantata lì, buttata lì, tutta la roba in giro, per l'amor del cielo. Questo è un essere preso eccessivamente, come dice la suora, dai doveri, dalle cose, dalle solitudini della vita. Ed è chiaro che perdiamo libertà e ci impedisce di unirci ogni istante a Gesù. È ovvio. È ovvio. Ma come fai in un macello del genere ad essere unito a Gesù? Ma cosa vuol dire tirare in piedi tutta quella roba lì? Perché poi tutta quella roba lì poi andrà anche lavata, pulita, asciugata, messa via. Ma vi immaginatevi. Ma allora come faccio? Ti svegli. Figlio mio, ti svegli, impara a cucinare. Cucinare bene non vuol dire semplicemente mettere dei piatti con dentro delle cose buone da mangiare. Cucinare bene è un'arte che inizia da quando tu tiri fuori la prima forchetta fino a quando tu hai messo via tutto. Questo è cucinare bene. Cucinare bene non è conciare la cucina da buttare via. Questo non è cucinare bene. Non essere travolti dalle pentole, dai coperchi, dai mestoli. Questo non è cucinare bene. Questo vuol dire fare pasticci. Vuol dire fare confusione. E guardate, voi direte che sono magari un po' esagerato. No, non credo. Il mangiare risente dell'ordine di chi cucina. Perché il mangiare porta in sé l'arte. Io le vongole cucinate dalla mia nonna non ho più mangiate da nessun'altra parte. Dice, no, perché il padre è un po' poetico, romantico, e allora come faceva sua nonna non lo fa nessuno, ma in realtà non è così. No, invece lo so, invece non è così. So benissimo il gusto che avevo in bocca quando mangiavo le sue vongole. E non le ho mai mangiate da nessun'altra parte, mai più.
Semplice, messe dentro nella pentola a cuocere, punto. Lei scolava le vongole, mangiavamo le vongole, punto. Mai vi mangiate le vongole così, facevo un sughetto che era una cosa incredibile. Io ho mai visto la cucina travolta dal mondo, tant'è che io camminavo in mezzo da bambino e andavo a bere il mio tè che lei mi preparava. Mai visto disordine, pentole, pentolami, cose sporche, lavelli che traboccavano, che sembravano posseduti. Mai vista questa roba qui, mai visto. Lei cucinava e a mano che faceva, lavava, puliva, asciugava, metteva via. Cucinava, lavava, puliva, asciugava, metteva via. Non era Wonder Woman, eh? Era semplicemente una donna estremamente rigorosa ed ordinata. Una donna semplice ma precisissima. Aveva un ordine interiore che io non ho più trovato. E non sopportava, in cucina non ho mai visto una macchia, ma non dopo, nel mentre che cucinava, io ho mai visto una macchia sul lavello, mai. Era impossibile da vedere. Era tutto sempre perfettamente pulito. Ma non si può cucinare in mezzo al vonciume, agli schizzi, ma come si fa a cucinare così? Mi viene il volto a stomaco. Ma non è possibile. E sicuramente non ci si può unire al Signore. Invece ogni cosa che facciamo è un po' come quando si studia, deve essere portata avanti in maniera ordinata e in maniera integrale, in modo tale che tu finisci, lei finiva di cucinare, che aveva da lavare i piatti nei quali dovevamo mangiare, perché ovviamente dovevamo ancora mangiare, quindi erano pulitissimi, per cui quelli lì erano da lavare, va bene. E neanche sempre la pentola con cui aveva cucinato, perché nel mentre che poi metteva a tavola tutti, l'aveva già lavato anche la pentola ed era già asciutta. Certo, i piatti li posate, quelli erano da fare, e va bene. E non c'era la lavastoviglie a quei tempi, tutto a mano. Però, ecco, lì c'era Gesù. Posso dire che lì c'era Gesù. Lì si respirava Gesù. Lì Gesù ci stava bene. Lì seduto anche lui con me a riposare e a godersi la scena di queste cose buonissime che preparava. Solo così noi possiamo adempiere e conoscere in ogni istante la sua santa volontà. Non nell'essere travolti, per cui si salta la messa, si saltano le preghiere. Ma io ho mai visto saltare la messa e le preghiere, la mia nonna, perché doveva cucinare. Ma mai viste queste robe qui? Cominciate a vederle dopo, con questi personaggi moderni, che non sono solamente le donne, sono anche gli uomini, perché i frignoni sono e uomini e donne, non c'entra se uno è uomo o se uno è donna, no, c'entra la maturità della persona. Sti frignoni, che è una roba che quando devono cucinare sembra che venga giù il mondo. Mamma mia, ma rilassati, per l'amor del cielo. Quando arriva Natale o arriva la domenica, si ferma il mondo e non vado più a messa e non prego più e come faccio e devo preparare e devo cucinare e devo brigare. Ma sì, ma stai sereno. Ordine, mettiamo l'ordine e l'ordine custodirà noi. Custodisci l'ordine e l'ordine custodirà te, dicevano i medievali. Devi cucinare, cucina con decoro, con silenzio, metti decoro, fatti aiutare, perché è un atto di umiltà il farsi aiutare, fatti aiutare e basta, ma tutto con molto silenzio. Infatti in cucina una cosa che non ci può essere è il chiasso, è il chiacchiericcio. Non va bene, perché come ogni arte deve essere fatta con rigore, è come uno che studia con la musica, o uno che dice, no, io mentre questo sta dipingendo e io vado lì a parlargli delle. Non si può portare avanti un'arte ed esserci contati dalle scimmie, che saltano di qua e di là, gridano e urlano e fanno, ogni cosa a suo tempo. Quando una persona fa una cosa, se deve farla bene, deve essere lasciata in pace. E deve essere fatta bene.
Quindi ognuno stia al suo posto. Infatti, ecco, appunto, la mia nonna in cucina non c'era nessuno. C'era lei e io. Vabbè, ma ero il suo prediletto e quindi io potevo starci. Ma no, ma io non disturbavo, stavo lì tranquillo a guardarla, a studiare, a fare le mie cose, perché mi faceva studiare la mattina, la sera, della sera, la mattina, notte compresa. Quindi non è che mi potevo perdere molto in chiacchiere, quando finivo i miei compiti, cioè vuol dire oggi, no, subito mi faceva fare, e poi ero lì che senza fare niente, impossibile fare niente, quindi me ne si inventava lei, mi dava lei quintali di robe, problemi, operazioni, riassunti, letture. Io facevo compiti e non finivo, che non leggeva mai nessuno, perché figurati se i maestri si mettevano a correggere quelle robe lì. E li correggeva lei, e quindi io là nell'angolino della cucina a scrivere, a fare, a studiare, a leggere, a ripetere, a riassumere, a moltiplicare, a dividere, e vabbè, a fare esercizi di calligrafia, mi ricordo ancora. Giorgio, fa esercizi di calligrafia, fa esercizi di bella scrittura, non devi scrivere come le galline. L'arte richiede silenzio e rispetto. Impariamo a rispettare le persone che lavorano. E impariamo a rispettarle col silenzio. Lasciamole stare e non distraiamole con chiacchiere inutili. Se soffrite in questa maniera, quelle persone potranno anche vivere quello che vivono raccolte in Dio. Certo, perché se lo vivono in silenzio, possono farlo raccolte in Dio. Possono farlo presenti al Signore. Che bello, dovete cucinare, iniziate prima di cucinare, prima di cominciare a fare, pregate, invocate la Vergine Maria, perché sia lì con voi e vi faccia fare tutto, tanto, bene, velocemente. Se soffrite, accettate la sofferenza con rassegnazione, perché è permessa da Gesù, il quale, dal male che lascia fare, sa trarre il più grande bene. Andate con tutta semplicità ai piedi del tabernacolo e divi, confidate al vostro Gesù quel che vi pesa sul cuore, quel che a volte vi sembra molto gravoso portarsi. Il suo cuore alleggerirà tutto. Al contrario, se gioite di quella gioia, soprattutto che si prova a rari intervalli nel servizio del buon Dio, accettatela con umiltà e riconoscenza e pensate che la terra non è il soggiorno del riposo, ma un luogo di esilio, di fatica e di sofferenza di ogni genere. Ecco, invece di fare i frignoni e di chiamare l'amica del Cotton Club, e mi hanno detto, mi hanno fatto, e non mi capiscono, e sono cattivi, mi trattano male, e tutte le solite stupidaggini, no, del nostro io ferito, invece di fare così andiamo ai piedi del tabernacolo, andiamo ai piedi di Gesù crocifisso. Ma io non c'ho il tabernacolo, io ma c'avrei una croce in casa. Andate ai piedi del tabernacolo e confidate al vostro Gesù quel che vi pesa sul cuore, quel che vi sembra gravoso, e poi il suo cuore alleggerirà tutto. Ma è vero, il cuore di Gesù alleggerisce tutto, poi tutto. L'importante è fare bene. Fare bene cosa? Il nostro atto di confidenza e di amore a Gesù. Non andare a fare i frignoni con le creature, che non serve a niente. Cercare le consolazioni vane e vacue. Andiamo da Gesù e diciamogli la nostra fatica, il nostro peso da portare, e lasciamo fare a Lui. Vedrete che Gesù farà il resto. Ecco, domani vedremo un altro passo, molto, abbastanza lungo, ma molto bello. Quindi, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. E nel nome di Gesù fate una santa giornata. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato.